porcino. Grano. Poi una testa mozzata che posso mangiare. Sono ammalato. Ah no, ho fatto una cazzata. Queste sono quelle cose, mi sa, che puoi mangiare con gli elfi e ti danno. Che mi pare che avevo letto che il tuo PG è un elfo, tra l'altro, sbaglio. No, il mio no, il mio no. E L'elfo allora. l'ha ammazzato. E allora mi magno tutto. Ah, poi che altro posso mettere qui? Niente, il cibo è finito. Sapone, abbuffo. Mangia la manita muscaria, avvelenato. Mi sto avvelenando a manetta. Consuma, questo cura. Devo A posto. scoprire gli effetti delle cose. Io mangia la patata. Mangia il breciutto. Il breciutto, chiudi e riordina. Due nuove ricette apprese. Benissimo. Salvo il game. Sei pronto? Secondo. Io intanto mi avvio un po'. Qua c'è un magister morto, eh. Arrivo. Subito, subito problemi. Subito problemi. Due magister morti ci stanno. Fammi salvare, che qua succedono le cose. They're already dead. They will not be mourned. Tre magister morti, eh. Asta per frecce. Combinala con una punta per creare una freccia speciale. Vai, prendi. Per quanto le frecce non le. What? Che c'ha questo? Ordini di coso, leggi un po'. Dalla scrivania di Sua Signoria Dallis, braccio destro del vescovo Alexander, figlio del divino, non ci saranno più scuse. Come mai non hai ancora sconfitto questa ribellione? Per il tuo bene faresti meglio a trovare e sbarazzarti dei rimasugli di questi cercatori prima di fare la stessa fine di Atusa. Le armi del re della sorgente non ci serviranno se le troveranno per primi i cercatori. Per fortuna alcuni di voi si dimostrano ancora utili. Guarda che carino il foglio come si muove quando cerchi di girare. Ames ha riferito i movimenti dei cercatori a sud e ad est del ponte che esce da Forte Gioia. Infilzali, affettali, bruciali. Non mi interessa, ma assicurati che spariscano. Mr. Green, fai conto, nella pagina 2 c'era scritto solo Mr. Green. Potevano tranquillamente, non lo so. Luta tutto. Mutande maleodoranti. Queste se vuoi. You hear a dry cackle C'è from the gente, platform above. attenzione. Turning, you see a rickety corpse staring down at you. È un cadavere, So ok. there is still fresh meat slithering around this mire. Our master will be Ehi, ehi, pleased. stai tranquillina, signora. Ti non siamo in cerca di guai, siamo solo dei viaggiatori che stanno attraversando la So few palude. look for trouble, and yet so many stumble across it. But do not think your lying tongue can save you. You are no simple traveler. I can see the god's mark upon you, and my master has bid me return your kind to your gods. Questi subito così. Si è pure fortificata questa. Oh, mi raccomando, tira subito la cosa, quella che ci fa. Come si chiama? La convinzione lì. Oh, ci ha levato l'armatura magica instant con l'olio. Ho visto. Eh no, però è interessante sta cosa. Quindi l'olio toglie l'armatura magica istantaneamente? No, ma se è una spell sua che ci ha tolto tutta Mi sa di l'armatura magica. sì. Lei è fortificata, quindi 3 turni possiamo pure ignorarla. Bravo, l'incoraggiamento. Ma l'hai potenziato che dà più 2 di costituzione? Dava più 1 prima, no? Non so se è potenziato. Oh, te lo sei preso il coltellino, eh? Lo vedo, lo vedo. Ehi, è una bomba. Non ci arrivo, porca Sul troia. barile d'olio. Vabbè, ah, però poi c'ha il turno lui, mortacci suoi, perché sennò tiravo una bomba io. Buono. Mo ci tiro una sfiammatina e siamo golden. Te muove, han fame. Rimani lì, rimani nell'olio, maledetto. Guarda sto bastardo. Ah, c'è rimasto dentro, dentro. Però io mi devo spostare perché sennò faccio un pasticcio. E Oh. quello? E quello da dove esce?
Era un assassino lì pronto. Rubava questo, ah, maledetto. Ti faccio ristorazione, così almeno ce l'hai. Ah, maledetto. Guarda sto bastardo. Focus sull'assassino, aiuto, regà. Questo fa anche il coso come hai fatto tu, no? Tira una pioggia, tira una pioggia. Pioggia de sangue? Però spegne il fuoco, però lo vedi l'assassino. Però è immune a sanguinante, mi dice. Non so che cazzarola. Ma perché non si vede l'assassino? Dov'è? Che cazzarola voglia dire, ma... Allora, io mi metto innanzitutto qua vicino a... Quanto ci vuole per fare questo? 2. Mi metto qua vicino. Anzi, faccio questo preventivo, guarda. Tanto già lo so che gli servirà. Pupa. Ma che cazzo, sto barile, ma... Vabbè, ho sbagliato io, sto barile mi ha distrutto tutto quanto. Madonna. Vabbè, ala, sono morto io praticamente. Tranquillo, sì. C'hai ancora l'armatura, c'hai, don't preoccup. Ma poi, tu perché non lo puoi fare alzare gli scudi? No. E stai su una pozza di veleno. Eh sì, vai aggro. Però scusa, tu comunque ce l'hai la rigenerazione addosso. Alle brutte pozza di una certa. Ma comunque questo qui non c'ha tantissima vita, eh. Un turno o due dovremmo riuscire a steccarlo. E niente, questo deve venire a rompere i coglioni a me. Guarda sto bastardo. Maledetto. No, lo cura il veleno. Ah, davvero? Sì. Merda. Questo è non buono. Ma dimmi che lo cura pure il sangue, siamo finiti. No, ma a lei gliel'ha dovuto dirà. Cura pure lei, immagino, eh? No, lei se non è un morto, no. Lei mi sa che è non morta pure lei. E quindi lo gnometto, questo è useless as fuck. Ma sono in decomposizione. Dunque, in teoria devo farlo uccidere. Vediamo se... Ma magari lei si incattivisce con lo gnometto. Fatto sta cazzata, maledizione. Au. Vabbè, non mi puoi curare. No, c'ho 3 turni fermo. No, non mi puoi curare perché crepo. Ah, perché sei malato, giusto, giusto. Ah, vediamo se riesco a bloccare questo però. A pietrificarlo. Ah, è vero, no, perché c'ha lo scudo. Non mi ricordo come si gioca. Videogioco, aiuto. Non mi ricordo come funziona il videogioco. Ma Ifan, poi tra l'altro, scusa, è tipo il primo turno che fa dopo una settimana. O sbaglio? Sì. Perché non si è mosso per 45 turni. Mortacci. Vai the charge. Ottimo. Guarda che sdronza. Sì, oh. Pozza di zi. Crepo se mi pozzo. Ah, perché c'hai... niente, allora mi sa che tocca crepà. Poi prima di crepà... Prima di crepare... Prima di crepare tiro tutto il DPS possibile prima di crepare. Mm.
Stai a vendicare la pellaccia? Sì, sì. Vabbè, che poi c'hai un turno di malattia ancora, eh? Non è detto che tu stiri. Non è detto che tu stiri, sì. Abbi pazienza. I'm ready. Visione acuta. Sblocca l'attacco a distanza per il tuo incarnato. Fornisce, sblocca mulinello e ariete. Forse mi conviene fargli questo all'incarnato. Faccio tutto, gli faccio. Ma che ne so io. Allora, il nano ha preso una pizza. Io ho ancora due turni prima che mi si ricarica la cura. Applica infetto, il danno si basa su... ma tanto questo c'ha ancora l'armatura magica. Io gli menerebbe proprio a questo qua, onestamente. E basta. E abbiamo finito. Due accettate, però intanto gli abbiamo tolto un pochino. Un quinto di vita, più o meno. Assassino di composizione non c'ha più cosa, non c'ha più armatura magica. Buono. Allora io mo con questo vediamo un po'. Mulinello, colpendo i nemici attorno a te per tot danni. Ariete, posso provare a fare un ariete e a buttare per terra quest'altro un'altra volta. Butti a terra pure me se non sbaglio, se colpisci in linea. Quello sì, aspetta, vediamo un po'. Si basa sul tuo attacco standard colpendo salire, tutti i nemici lungo il percorso, però dice. Sì, sì, posso salire. Non c'è le... Mena tira in ariete alla quella. Mena lei. Vediamo un po' se non lo fa fa. Distraila. O arieta, ariete perché tanto. Io smulinellato io. E l'ariete la buttavi tu, ecco. Però l'ho curata, se non altro l'ho atterrata. Sì, il mulinello l'ho fatto proprio a buffo pieno, però vabbè. L'ho salvato. Oh no, 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 te morte. Sei sciolto. Velero. You got sciolted. Sì, ma sti cazzarola dei totem dovrebbero menare i nostri nemici, no? Non quella tipa là sopra. Cioè, sì, figo, menare i tipi là, però non... Non ci stanno salvando sti totemini, eh. Oh madre, ho fatto un casino. Tu sì che hai fatto un casino. Ho fatto adesso un casino. Ho fatto un macello. Sto scazzicando tutto il fight. Quanti ne posso fare? Posso fare un altro attacco o ressare te come mostriciattolo? Io farei così, onestamente. Ma io. Ah no, però ti controllo io. È una pergamena di risurrezione qualcuno. Sì, sì, ce l'ho. Mi sa ce l'ho io. Fa vedere un po'. Non mi fa aprire l'inventario. Comunque uno è morto, dai, 24 HP. Dai una botta con la spada e va giù quello. Never mind, due botte. Però almeno uno. No, vabbè, flop, il critico dopo l'ha tirato. Lì morte. E ributtala giù a quella. Ce l'ho tra mille e mila turni, mo. Menala. No, se la meno la curo. Ah, è vero che la meno curi. Sì, niente. Ah, tanto si fortifica, va, apposta, apposta. Che perde tempo a fortificarsi va benissimo. Ora vediamo delle vasto assassino qua. Viene alle spalle. Au. Non mamanà, non mamanà, bravo. Mena quelli che c'è, cioè, stupidissimo è stato che ha menato il coso. Mega stupidissimo che ha menato. Allora il totem qua dobbiamo farlo uscire di sangue naturalmente. Ok. Veleno, 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 veleno. Io me devo curare da solo. Ok. E poi devo terminare il turno. Non posso far nulla perché se gli do un'altra mazzata faccio veleno su tutto il cucuzzaro. Attenzione, quello ha menato il target giusto. Fermi tu.
Io avrei tirato una cura sul non morto anche. Ah, è vero. È vero, c'hai raggio pure te. Certo, è rischioso restate così, eh. Ma è rischia spook proprio. Se ti arriva una botta sei super fregato. Ah, boh, non incoraggiato, ti dà un po' di HP in più. Dai, ce la dovremmo fare. Giustamente è uno scheletro, non sanguina. Ma sei curato? No, mi sono curato io. Ah. E questo lo posso solo far spostare praticamente. Qua. Qua. E vabbè, 10 danni, dai, su. Meglio di nulla. Dai che mo appena ce l'ho te la faccio la rigenerazione. Però mi sa ci vogliono un'altra volta 2-3 turni. Ah, è vero che ce l'hai pure tu. Comunque fa comodo averla su tutti i PG, eh. È troppo good. Troppo good, troppo good. Vai che è quasi morto. Sì, praticamente l'attacco di opportunità gli fa comodo. Nella serie vai. No, guarda quanto si è curato, balordo. Allora, mo che lo so, i non morti, veleno, mai più nella vita. Dai che un paio di botte va giù, è pure accerchiato quel ragazzo. Ti è piaciuto? Il number. The number. Buonata. Allora, mo è il mio turno. Ne evochiamo un altro di sangue, di sti trippi lippi qua. Mi sa che mi faccio danno se lo colpisco da così vicino. Tu che dici? Cosa? Se gli tiro il dardo... No, qua è il bastone... Ah, no, no, fermo, fermo. Chiaro, no, pensavo che fosse il dardo dimensionale. Sta buono, no? Sta buono, quello del veleno... Non tocco niente. Stai fermo. Va, ne buca qualsiasi cosa, ma non... Boom. Levati dalle palle, bitch. L'abbiamo pure allontanato. What? Ah, è la tipa quella lì che è diventata pollo. Non l'avevo vista che era arrivata fino a lì, calcola. Pioggia di sangue, che dici? Pioggia di sangue. Sì, così leviamo magari sto veleno e recuperiamo un po'. Ecco, molto meglio. La saccagnata. Quello lascialo lì. Sì, no, ovvio. Lui rimane a guardare le cose da sopra. Vabbè, questo vediamo di levarlo dai coglioni. Bim. No, non gli posso fare un altro attacco. Che cavolo. Mi prendo l'attacco d'opportunità, va benissimo. Il pogliacco che va in giro. Non sa che fare.
Il poiaco. Vai, tanto lo scheletro è fatto. Vai tranquillo, se si può muove. Se si muove, muore. A me la gloria. Addirittura, guardalo. Boom. Madonna. Madonna. Nuovo livello, attenzione. What? Allora, fermi tutti. 30 gold. Assassino in decomposizione. Essenza della vita. Magister morto. Una pozione di cura e una freccia dell'acqua. Certo, le frecce a vecchio arciere sarebbe figo, c'è da dire. Ah, io quasi quasi. L'arciere ne sa, Se c'è l'Ois in arciere. C'è la Drudenail lì. Minchia, avete molti rallentati. Fammi salvare. Poi livelliamo il nanetto. Easy. Allora, il nanetto. Ovviamente deve andare full idrosofista e necromante. Ma quanto idrosofista e quanto necromante? Boh. In realtà gli dovrei mettere dei punti anche su... com'è che si chiama? Uomo d'arme, qualcosina per menare. Beh. Sì, sembra di sì. Vabbè, intanto mettiamogli un altro punto magic qua. Andiamo con coste int. Poi mi devo leggere qualcosa al riguardo, perché se facciamo troppo a caso poi dopo facciamo un pasticcio. Quindi diciamo qualche punticino a caso lo metto, ma poi dopo mi leggo. Resetta per bene. Sì, no, appunto, poi li resetto e facciamo una cosa in ordine, fatta bene. Allora, vediamo un po' di qua, che c'è sto passaggino. Aspetta un po'. Ma è minchia, è enorme sto posto. C'è pure di qua. Wow, wow. Qua c'è tutto sangue, oh. Ah, mi sa che qua era tipo... Ti ricordi? Sì. Io rimembro. Tu rimembri? Che cosa? Che qua si passava da dentro, no? Quella là... Dalle galere. Sì, sì. Dalle galere si passava. Vediamo un po' di qua che ci offre la mappa. A parte questa conchigliona gigante. Aspetta, c'è qualcosa pure qua. Qua lo fa vedere come se si potesse salire qua. Dove? Scala rotta, vedi? Sicuramente era un'altra via d'uscita questa qua. Ma che figata, cioè hanno messo 50.000 vie d'uscita praticamente. Pesce. Lo mettiamo qua questo. Sì, comunque confermato, quando c'hai la roba dentro lo zaino te la butta direttamente nello zainetto. Ottimo. Per cui possiamo fare i vari zainetti, che ne so, quello del pesce, quello è, e uno qua c'è le fiamme, c'è qui, oh. No, aspetta, sì, fai di qua, oh. Di qua c'è tutta una roba enorme, guarda qua. Sì, vabbè, ciao, ma quanto è grossa sta mappa. Erba. Grimaldelli. Vadi. Sono tutti suoi. C'è mai in cavolo. Ok, no, qua finisce sta zona. Io che credevo. Allora, continuiamo di qua. Ah, that scent. Unmistakable. Il bulbino cibi. Dov'è il nano? Vieni qua, nano. Spegniamo sta situazione qua. Ah, ma quel bulbo nocivo continua a fare fuoco all'infinito. E se io gli dico di prenderlo?
E niente, è così. È un bulbo nocivo che rimane lì forever. Cioè, non che ci blocchi la strada in realtà. Cioè, più o meno in realtà qui. Ma l'elettricità... Ah no, è un altro bulbo. Senti, passiamo e ciccia. No, fa piovere. L'ho fatto, ma non è cambiata una pippa. Guarda, aspetta. Ma quel coso continua a farlo all'infinito, vedi? C'è un bulbo lì dentro? È sdronzissimo, eh sì. Ah, però in effetti il bulbo può essere seccato, in teoria. No. Ma spostalo sul bulbo, no? E che cazzo? Ah, beh, in effetti. Ma non dentro! Portalo fuori! E dove lo vuoi buttare? Perché lì dentro ci sarà sicuramente qualcosa. Io sono in fiamme, tutto in ordine, NP. Dove l'hai messo? Dove l'hai portato il bulbo? Scusa. L'ho messo tipo in cima, in un angolo. Vedi che mo' abbiamo il passaggino sotto. No, never mind. L'ho messo tipo sopra. Ma porco due, ma come? Oh, ma la scusa, ma era più furba la tua di mossa. Guarda che cazzo hai combinato. Sono in fiamme peggio di prima. Dov'è il nano? Devo spostare il nano. Aiuto, stiamo prendendo fuochissimo. Penso io, tu fermo lì. Oh, qua c'è tutta roba, loot e un sacco di bulbi nocivi. Ma che cazzo hai combinato? Anzi, c'è una tempesta qua. Esatto. Tiraci una pioggia lì sopra, per favore. Ma sotto? Dentro, no, dentro, qua dentro, esatto, qua. Dove sto io, guarda. Arrivo. Ok. Vai. Poi ci si può passare. Ma tanto noi dovevamo andare dall'altro lato. Ah, ma qua ritorniamo dove stavamo prima, eh. Lol. Era qui che dovevamo andare dall'altro lato. Infatti per quello ti ho detto lascia perdere. Tanto c'è di qua. Qui ce ne stanno una cifra di sti cosi. 1000 magister morti. Se lo attacco? Oh no. Non lo attacco. Oh no. Non è andata bene. C'è una testa mozzata. Aspetta un po'. Messa su una picca, benissimo. Oh, parla sta cosa. Continua. What? Apri sto forziere. Namo. Io mi sento obbligato a lasciar stare il forziere. Aspetta un attimo. Roba buona, sì. Allora, io devo andare a pranzo. Ok, continuiamo dopo. Allora, dove eravamo rimasti? Alla testa mozzata. Che dice che ci sta roba nel forziere, roba buona. Apri il forziere e guarda. Lo apriamo? E magari c'è roba buona davvero. Posso spostare? Gli chiediamo di questa roba. Oh madre. Hai fatto una caciara. Aiut. Ha scritto aiut. Io l'ho solo spostato, capito? Ha scritto aiut. Ah, aiut. Vabbè, apriamolo. Che c'è dentro? C'è una testa mozzata. Un'ascia impugnata. Una freccia d'acqua. E 100 gold. Vabbè, niente de... Aiut. Ma è stato bello perché ha scritto, proprio ho fatto aiuto. È lui che l'ha avuto che si apriva. Aspetta che lo devo trovare, dove cazzo ero la... Voglio vedere la chat, dove sta scritta la roba? No, perché non mi fa vedere le vecchie cose che ha scritto? Cazzo. Qua andarcene è un po' complicato. Aiuto. Ma noi in realtà dobbiamo andarcene da quest'altra parte, zio, di qua, che esploriamo, rimaniamo sulla parte south. Sì. Soldi, aiuto. Aio, sono stordited. Via la polizia. C'era il gatto, sentito il gatto, sai? Ma io ho sentito uno scoiattolino. Ma poi in realtà il gatto, a quello che avevo letto, se lo salvi poi diventa un tuo pet. Però non, cioè, boh.